Il catone sbanca il rettangolo del Maro Simone e continua nella sua striscia positiva, cioè nel guanto di sfida alla capolista 5 frondese. Mister Peppe Barella è doppiamente contento, non solo perché il suo pupillo ieri sera ha segnato un gol alla Juventus, ma soprattutto perché la sua squadra ha espugnato uno dei campi più difficili, la Fossa dei Leoni di Melito Porto Salvo. Sì, è stata una bella partita innanzitutto, che si pensava che si veniva a Melito a fare una passeggiata, invece no, tutte le squadre si sono attrezzate per la categoria che sono a svolgere i propri compiti e a fare il campionato che gli permette la società di fare. Quindi è stata una bella partita dal punto di vista agonistico, perché si vede che nessuno vuole perdere sul campo. Poi gli episodi ci sono andati a favore, però una partita che sul 2-0 non aveva più nulla da dire, siamo riusciti a riaprirla. Fallendo due volte il 3-0. E nello stesso tempo riacciuffarla con un gol, dicono, io dalla panchina non si vede, dicono in netto fuorigioco. Però se nell'armonia della partita, penso che alla fine gli alti e bassi hanno premiato chi ha tirato più in porta, quindi penso che la vittoria del Catone sia meritata. Una squadra che gioca fuori casa con questo carattere e questa personalità certamente metterà in pensiero la capolista 5 Prondese. No, noi andiamo a fare il nostro campionato e non guardiamo quelli che stanno davanti a noi, perché loro camminano, però noi uno sguardo lo facciamo per noi, l'altro lo diamo alle squadre che stanno sopra di noi. Però indipendentemente da come finisce il campionato, siamo già contenti di essere fra le prime tre. Avete incontrato un osso duro? Sì, abbastanza agonistico, perché ripeto, nessuno vuole perdere, specialmente quando ci sono i tre punti in palio. Un pregio va fatto alla squadra di casa, che sono tutti ragazzi e pieni di passione, quindi per il futuro si vedono rose. Il quartiere di Catona ha espresso in passato anche squadre di promozione, una l'ha allenata proprio Peppe Barella, ma è certamente un pezzo della città di Reggio Calabria che aspira ad altre posizioni, anche se il Gallico Catona rappresenta in questo momento bene questa cittadina. Sì, penso che portare due squadre in eccellenza, Catone e Gallico, divise da un ponte, secondo me non dava i propri frutti, perché a livello economico ci sono bei soldi da spendere, però nell'economia dei due paesi io penso che è un punto di riferimento per i giovani che si affacciano al calcio. Un'altra squadra di Catona ci sta almeno in prima categoria, se non in promozione. Sì, Catona con i passati che ha avuto penso che una squadra di promozione la doveva avere, però prima di avere la squadra di promozione bisogna avere la struttura, quindi la struttura non c'è. Andiamo. Quindi con un messaggio diretto al sindaco, il dottor Giuseppe Falcomatà, per voglio dire, mettere il campo con un restyling, un lifting ormai alla portata di tutti gli stadi. Sì, io penso che forse è l'unico paese, che chiamiamolo paese, una cittadina con 15.000 abitanti, non penso che deve andare in pellegrinaggio a Villa oppure a Gallico Catona per trovare un pezzo di campo per allenarsi. Questo non è corretto nei confronti del paese. E vedere lo storico, mitico campo del Reitano, se non erro, infestato dalle erbacce. Erbacce, immondizie, che più ne metta, quindi non è una struttura deficiaria in tutti i sensi, perché la gente è maleducata, perché va a scaricare tutto ciò che si trova tra le mani, e quindi io penso che i primi educatori dovremmo essere noi. Il Cobra, alias Salvatore Rappocciolo, non la smette mai di sorprendere. È un giocatore che ha calcato campi importanti, anche con la quasi a fine carriera, diciamo, si vuole mettere in evidenza con gli ultimi colpi che gli restano da
da battere, però è un giocatore che va tenuto sempre con, va marcato sempre con attenzione, perché alla prima occasione va a fare male. Senza nulla togliere al Tyrannosaurus Rex Cambareri, una vecchia volpe dei campi di gioco che nel finale è entrato, c'è stato gloria anche per lui. Sì, è un ragazzo che si sta mettendo a disposizione della squadra, al bisogno, come si chiama, è il classico coniglio dal cilindro e si mette dentro, non fa commenti, gli piace stare insieme a noi. Capitan Castello ha condotto la squadra per mano, portandola a un'importante vittoria in campo esterno. Danilo è stato un mio giocatore quando allenavo il Valgallico e le sue capacità non si discutono. È l'artefice anche pure di come ha gestito il centrocampo, è un ragazzo d'esperienza, va bene così. Oggi ha funzionato tutto, difesa, centrocampo, attacco. Oddio, quando si prendono due gol non penso che c'è qualche errorino da limare, però tutto sommato la squadra si è comportata bene, è andata un po' in confusione sul 2-2, però nello stesso tempo poi ha trovato il giusto equilibrio per fare male. Abbiamo visto sul 2-2 un mister, un trainer tranquillo, olimpionico, una calma olimpica. Io ormai sono passati tanti anni, quindi l'esperienza mi porta pure a vedere ancora più lontano da come si vedeva in passato, e un po' più riflessivo nella gestione della squadra, quindi dare più tranquillità alla squadra e non pressione, quindi da questo mi sono migliorato tantissimo. Il girone di ritorno è cominciato con i migliori auspici, un successo esterno. Sì. E andiamo a casa con i tre punti e diamo una risposta a quelli che stanno camminando in avanti, che ci siamo pure noi, e alla fine tiriamo i conti. Ritorna sempre sul luogo del delitto, perché è stato uno dei protagonisti di quella stagione nella Melitese di qualche stagione fa, però non perde mai il vizietto del gol il capocannoniere Salvatore Rappocciolo. Intanto buonasera. Meno male che oggi si era messa una partita, eravamo in vantaggio sopra di due reti, poi loro sono stati bravi, hanno continuato a giocare e sono arrivati al pareggio su un due pari, e poi è stata dura davvero, poi all'ultimo c'è stata una palla e ho fatto il gol della vittoria. Meno male, è andata bene per noi, meglio così. Il Cobra ha fatto una doppietta oggi al Saverio Spinella. Il Cobra ha fatto la doppietta grazie alla squadra, non è solo il Cobra, è la squadra che, se mi mette in condizione, il Cobra fa quello che deve fare, se non c'è la squadra il Cobra da solo non può fare quello che fa ancora. Ma ci vuole il fiuto del bomber. Sì, sì, vabbè, l'età c'è, quindi un po' di campionati ci sono alle spalle, quindi sfrutto questa cosa che è la mia arma, e l'esperienza a questa età è giusta. Puoi rivelarci il segreto dell'eterna giovinezza? Niente, l'eterna giovinezza è perché mi alleno con passione, c'è sempre quella voglia, questo è il segreto, è tutta questione di allenamento, questione di testa. Fino a che regge il fisico io ho voglia di continuare, pure se sono già quasi alla soglia dei 40 anni, ma ancora ho tanta voglia di giocare e non penso ad altro ancora. E si perde il conto delle squadre che hai passato e che delle altre che aspirerebbero ad avere i tuoi servizi. Sì, sì, ho giocato in tante squadre, qui a Merito ho un ricordo bellissimo dove abbiamo fatto il salto categoria, se non sbaglio quella melitese è stata la prima volta che salite in eccellenza, abbiamo vinto i playoff e me la porto nel cuore, ancora ricordo tanti bei momenti con questo paese, e è sempre bello ritornare qui e vivere queste emozioni. Grazie alle sue urla, alle urla di Valerillo Banosca alias Demetrio Romeo, meglio noto come il Dottoricchio, però tutti lo chiamano Limitri, perché con le sue urla, come Alfredo Germont nella Traviata alla Scala di Milano,
era riuscito a svegliare, a dare una sveglia e passare dallo 0-2 al 2-2 e con possibilità addirittura di un 3-2 in almeno due occasioni. Poi purtroppo è arrivata la beffa come al solito. E purtroppo sono due o tre partite che giochiamo in questo modo e purtroppo il risultato ci va sempre contro. Oggi è stato impressionante, un gol in fuorigioco da 2 metri, cioè un arbitro qua in linea non si può dare. Io capisco che si cerca o si vuole non vedere, però non c'è da rimproverare niente, la squadra ora sta giocando molto bene. Abbiamo fatto un ritocco tra il primo e il secondo tempo e ha dato i suoi frutti. Purtroppo abbiamo sbagliato due gol sul 2-2 e poi ci siamo. Con questa gente qua non ti puoi permettere di sbagliare neanche un pallone, perché sennò ti castiga. Che abbiamo fotocopia del 5 fronti, fotocopia, abbiamo regalato il primo e il secondo gol, ritengo io, per errori individuali, per non concentrazione, per poca posizione in campo che si deve tenere, di essere cattivi. Purtroppo non si può, queste cose non li puoi regalare con questi volponi che tu conosci. Speriamo che andiamo meglio le prossime. Mister Tripodi è una vecchia volpe dei campi di gioco, basterebbe pensare a quel Bacalati dalla terza categoria all'eccellenza, poi alla Bovesa, alla Meletese, ha allenato tante squadre e quindi è abituato a questi tiri mancini, questi tiri gobbi della Dea Bendata. Oggi ha disputato una grande partita la Meletese, ma la Dea Bendata gli ha girato le spalle. Sentiamo Domenico Tripodi. No, se lo dici tu, Domenico, che sei un esperto di calcio e che ci segui sempre, hai detto che abbiamo fatto una grande partita, questo già a me può anche bastare e possiamo anche concludere l'intervista. Basterebbe pensare che sul 2-2 per due volte consecutive, di cui una in maniera davvero clamorosa, non siate riusciti a mettere dentro il pallone del 3-2, che sarebbe stato a mio avviso quello del KO. Sì, siamo qua anche oggi a parlare di una partita che dovevamo vincere e che abbiamo perso, quindi ormai ci abbiamo fatto il callo, niente, anche oggi è andata come è andata, una partita che stavamo perdendo pur giocando bene, una partita che poi siamo riusciti a pareggiare giocando bene. Con un grande Candido. Sì, un grande Candido. Sì, ma tutta la squadra stava giocando, ti stavo dicendo, avevamo pareggiato giocando bene, abbiamo rischiato di vincere giocando bene e abbiamo perso giocando bene, quindi no, ai ragazzi non ho cosa rimproverare, non mi sento neanche di rimproverare lo staff tecnico di cui faccio parte, quindi niente, è così, in questo momento non ci gira. Speriamo di continuare con il gioco, perché continuando così prima o dopo i risultati devono per forza venire. Purtroppo niente, ci sta girando male, però l'unica cosa positiva è che vedo nei ragazzi, li vedo molto fiduciosi, li vedo non molto abbattuti, sì amareggiati perché perdono partite che non meritano di perdere, però convinti dei propri mezzi, li vedo che sono contenti per il gioco, anch'io onestamente. È da tanti anni che abbiamo questa squadra e credo che come stiamo giocando in queste ultime partite, già con il Lazzaro, con il Gallina poi, con il 5 Frondi, oggi abbiamo giocato alla pari delle squadre che sono in primi in classifica, quindi c'è stato spazio anche per i giovani. No, c'è stato spazio per i giovani, c'è spazio per qualche vecchietto, ma i giovani, la maggior parte 9-11 sono giovanissimi, ragazzi di 20 anni tutti. Tu pensi che giocavamo con i due fratelli Gurneri che sono 99, Gurneri e Meduri 2001, il portiere Manti 2001, tutti ragazzini di 18-19 anni. Quindi, Spitfire. Sì, Barrega e compagnia bella, Caraccio lo stesso, il Zaccone che noi reputiamo vecchio, aveva 24 anni, quindi è una squadra di giovanissimi, quindi questo fa ben sperare per il futuro. Molto richiesto questo Zaccone. Zaccone è molto richiesto, Zaccone sta giocando infortunato perché molto probabilmente oggi con Zaccone in piena forma la partita avrebbe sicuramente preso una piega diversa, perché
ha avuto due o tre situazioni alla fine della partita sul 2-2 dove poteva fare sicuramente meglio, e in condizione normale avrebbe fatto sicuramente meglio. Squadre di prima categoria, promozione, qualche una di eccellenza. Sì, sì, vabbè, ma Zaccone è un buon attaccante, sì, che forse in promozione, in prima categoria non ce ne sono. Va bene, comunque un campionato che per noi purtroppo adesso dobbiamo cercare di centrare altri obiettivi, anche se il campionato è lungo, oggi è iniziato il girone di ritorno, abbiamo tutto il tempo volendo per recuperare.